particolare legno che le piace lavorare oppure... Beh, il più caratteristico, perché a parte l'olivo è già un'opera d'arte da sé solo, senza lavorarlo. Certo. Perché come la sappia l'olivo che ha centinaia d'anni, e dico, è già scolpito, che se la fa, eh. Quindi diciamo l'olivo è il suo preferito perché è già un'opera d'arte in sé, è una scultura in sé. E con quali altri, cioè diciamo, voi quali erano i legni che utilizzavate per costruire, per accomodare? I legni più adatti sono i legni da frutto, il melo, il pero, ma sono rarissimi. E che ci facevate con il melo e il pero? No, le sculture, tutti i legni, insomma, l'olivo è il primo. Poi dopo c'è il ciliegio, il noce, sono tutti i legni che si possono lavorare. Con l'abete, con il legno, viene bene perché si scolpisce male. Ci vogliono legni che siano tanto duri, che c'è, gli scultori lavorano tutti i legni, che non siano tanto duri e che ci abbiano anche un colore un po'... L'olivo è bellissimo perché l'olivo è già... E anche senza toccare già andando per l'altro, sono dei tronchi che hanno centinaia d'anni, sono torti che vanno a toccare in terra. E invece per fare diciamo, i lavori questi di falegnameria semplice, quelli che faceva per i contadini, insomma, quando faceva il falegname, quali erano le legna che, i legni che si usavano di più? Legni? I legni. Che ne so, la madia, che cosa si costruiva? Una volta, prima di me. Falegnami lavoravano i legni che più o meno si trovavano sulle aie di contadini. Legni commerciali, l'abete, l'arice, e poi dopo c'è il noce, c'è tanti legni, ma il noce è un po' caruccio, poi, ma anche sono più i noci. Una volta ce n'era tanti, ma... È un albero che è come il ciliegio è molto bello, ma adesso io si è scoperto che a girare tutta la sera si trova la pianta del ciliegio intorno alle case. Una volta, specie vicino a Paciano, ce n'era tanti, a sud di Visparelli, tanti ciliegi.